Sindaco, tanta paura, ma fortunatamente, diciamo, a parte i danni, nulla di grave per persone o abitazioni. Sì, per fortuna, insomma, si è scampato a una tragedia, soprattutto perché le fiamme erano molto vicine alle abitazioni. E devo dire, un intervento immediato dei vigili del fuoco, la protezione civile, insomma, tutte le forze dell'ordine che erano lì presenti, compresi noi amministratori. Gli abbiamo dato il nostro piccolo contributo, siamo riusciti un po' a scampare il peggio. È andata bene, per fortuna, però sappiamo benissimo che tutto ciò non deve assolutamente verificarsi, perché al di là dei balordi, delle persone che meriterebbero soltanto essere rinchiusi, come dici sempre tu, lanciare le chiavi e non riaprire più quella cella, dobbiamo anche proporre, stimolare tutti i privati che hanno i terreni abbandonati, incolti, a dare una pulitina, perché tutto questo potrebbe essere evitato, appunto, se ognuno nel suo piccolo, insomma, fa la propria parte. E il presidente Erasmo Brigano invia un comunicato: tanti sono i partinicesi che villeggiano nel territorio di Ciappetta e tanti i disagi causati dalle fiamme divampate nel territorio dello stesso comune. Se oggi non si parla di tragedia è solo merito del tempestivo intervento del comando dei vigili del fuoco e della protezione civile, che hanno instancabilmente lavorato tutta la notte. Ringrazio l'amministrazione di Ciappetta per l'ausilio e l'assistenza data ai nostri concittadini. Piena vicinanza a tutte le famiglie partinicesi e ciappetesi colpite dagli incendi. Come dicevamo, la nota porta la firma del Presidente del Consiglio di Partinico, Erasmo Briganò.